Se hai già visto il tutorial, guarda questo video, link in descrizione. Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi vi spiegheremo le difficilissime meccaniche di Trundle. Oh, 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 oh. E così via. Trundle è uno dei miei champion preferiti, perché in 1v1 è praticamente invincibile. Infatti quando devo fare qualche 1v1 con un amico per fargli vedere che ho il cazzo più lungo, prendo sempre Trundle. Parliamo un po' del suo kit. E allora, la passiva che è ultra OP, ogni volta che muore un'unità vicino a Trundle, lo cura di una piccola percentuale. La stittare una wave intera di minion è praticamente usare una pozione. Con la Q, Trundle dà un morso che infligge danni ed aumenta l'attacco fisico per un po'. Non premete la Q a caso, premetela subito dopo un auto-attack, in modo da ripetere l'animazione di auto-attack e infliggere danni più velocemente. Se Trundle si trova sul suo campo di ghiaccio piazzato con la W, aumentano la velocità di attacco, la velocità di movimento e anche le cure ricevute, per cui rimanete sulla vostra W quando avete bisogno di curarvi, magari con una pozione, lifesteal o altro. Trundle va giocato col teleport per aiutare il team e per lo split push, quindi mettete teleport. Comunque, la E, cioè il palo, è un ostacolo che blocca il nemico che ha attorno una zona rallentante. Se il nemico ci cammina sopra viene rallentato. Qui fate caso a come interrompo l'animazione degli auto-attack, come vi dicevo prima. Cioè di fare prima l'auto-attack e poi premere Q. L'ultimate va attivata negli scontri più o meno quando arriverete a metà vita. La R infligge danni magici sul colpo in base alla percentuale di vita del nemico. Assorbe una parte della vita all'attivazione, mentre l'altra la infligge col tempo. Ricordate che la R cura di più se vi trovate sul vostro cerchio. Ed usate la R quando il nemico si attacca addosso convinto di uccidervi. Se attivate il palo inoltre al centro del nemico sarà lanciato in aria. Trundle, grazie al suo morso, al bonus all'attacco e all'attack speed, è in grado di fare split push e backdoor esagerati. Ottimo nei teamfight sì, perché potete bloccare la di carry col palo, gli salta addosso e lo riempite di morsi, ma ancora più forte se vi prendete una pausa e andate sulle torri e o sul nexus del nemico. Non a caso è un troll. Spero di esservi stato utile ragazzi e ci becchiamo al prossimo tutorial. Oddio! Oh mio Dio! Ho vinto davvero un mio nome!